In conclusione di questa splendida giornata di festa dello sport, siamo insieme all'assessore alle politiche sociali e allo sport della regione Rita Visini. E lei sappiamo che è una formidabile paladina dell'integrazione, dell'associazionismo. Lei si è sempre battuta in maniera diretta, spasmodica contro la violenza sulle donne. Ecco, donna e sport. È un'accezione che dobbiamo ancora consolidare. Non sempre la donna ha facile accesso, purtroppo ancora nel 2015, allo sport. Ci sono ancora delle barriere mentali. Noi ormai siamo un paese in cui l'integrazione deve avvenire a tutti i livelli. Ci sono donne ancora emarginate, come sono emarginate le periferie. Un auspicio perché veramente si realizzi questa integrazione e si definisca e soprattutto con una voce in favore della donna nello sport, perché non dimentichiamoci che è la donna che normalmente è più vincente dell'uomo, non si sa perché. Allora, noi intanto siamo e vogliamo essere la regione dell'inclusione per eccellenza. Lo stiamo facendo, lo stiamo dimostrando in tutte le nostre azioni politiche e legislative, sia per quanto mi riguarda, sia nelle politiche sociali che nello sport. Stiamo lavorando per questa nuova legge allo sport che vuole essere una legge dello sport di cittadinanza, quindi vale a dire che oltre allo sport dell'agonismo vuole essere lo sport sociale, dell'inclusione sociale. Mi scusi, sembra fantascienza. Detto in questo momento di crisi politica, delle istituzioni in parte ed economica, andate controcorrente, ma meno male. Ci vuole questo messaggio forte, questo segnale importante. Mi scusi l'interruzione. No, no, assolutamente non è un messaggio di rottura, ma se non cominciamo da questo non cambiamo la situazione. Abbiamo una crisi, una crisi di valore che va oltre misura. Bisogna ricostruire un tessuto culturale e valoriale. Io ci credo fermamente, lo stiamo facendo, ci credo io, ci crede la Giunta e ci crede il Consiglio intero. Sarà una legge che sarà improntata soprattutto appunto sull'inclusione sociale, ricostruire appunto un tessuto valoriale e su questo ovviamente si intende includere tutte le periferie, si intende chiaramente periferie umane e in queste si includono ovviamente anche le donne. Che poi ci siano eccellenze femminili o maschili, a noi importa fino ad un certo punto, però quello che interessa a cominciare dalla partecipazione dei ragazzi, dei giovani, che sono la speranza del nostro futuro. Grazie, grazie mille, grazie.